che però abbiamo visto utilizzata senza, diciamo, nessun timore da parte di Goscinny e Uderzo in una pagina di Asterix, che invece vive le sue avventure, lo sappiamo, in periodo cesariano, insomma, nella seconda metà del primo secolo avanti Cristo. Dunque, uniformazione all'interno di un fumetto, per cui diciamo certo non un saggio storico, certo non qualcosa che utilizziamo come riferimento per le nostre ricerche, ma che ha una grandissima funzione divulgativa, uniformazione che è, diciamo, non completamente, ma fortemente sbagliata. Da qui mi piace partire per raccontare un po' qual è il mio lavoro e qual è la responsabilità nel produrre queste illustrazioni, nel condurre questo lavoro, proprio perché più di qualsiasi relazione, più di qualsiasi pubblicazione, più di qualsiasi testo scritto, l'illustrazione oppure diciamo, la ricostruzione, sia essa illustrazione, sia essa un'illustrazione, cioè un elaborato, diciamo, tridimensionale, come nel caso del grande plastico di Roma imperiale, hanno una valenza quasi universale, che diventa immediatamente fonte, che diventa immediatamente fonte autorevole per tutti quelli che la vedono. Anche utilizzata utilizzabile in modo, se volete, quasi completamente errato, fuorviante, insomma, che porta a qualcosa di completamente un'idea che può essere più o meno sbagliata, insomma. Questa responsabilità compete moltissimi livelli di divulgazione ultima, il cinema, l'editoria, se sfogliate i manuali per le scuole, soprattutto elementari e medie, dove c'è grande utilizzo di illustrazioni, questi manuali spesso raccontano diciamo, mostrano immagini che non hanno nessuna attinenza o comunque un'attinenza lontana da quello che è la realtà della narrazione. Chiedo una cosa ad Andrea, scusa. Andrea, puoi rimettere l'immagine di prima, che io riesco, così riesco a controllare le immagini che passano, perché sennò ho soltanto un puzzle di cifre e non ho una visione della sala. Dunque, vuoi vedere, Giorgio, scusa? L'immagine L'immagine che c'era prima, cioè l'immagine della sala. Perché vedevo lo schermo. Ecco, questa qui. Grazie. Ok. Dunque, quell'immagine che noi abbiamo visto prima, l'immagine che c'era in Asterix, rappresentava una parte di Roma, una parte di Roma in un determinato periodo, ma quel determinato periodo, l'abbiamo detto, era un periodo tardo, che non afferiva al periodo di Asterix. Appunto, l'idea della ricostruzione, invece, l'idea della ricostruzione alla fonte, diciamo, del processo di analisi grafica, diciamo, e ricostruttiva di una ricerca, diciamo ricerca per non dire scavo, insomma, perché così ampliamo il più possibile la questione archeologica, appunto, deve necessariamente toccare in modo più preciso, più attendibile possibile, più puntuale possibile la materia di cui si occupa. Roma, appunto,
ha avuto un'evoluzione che ha cambiato moltissimo il suo aspetto. Come mostrano queste mie illustrazioni, che sono illustrazioni fatte con una tecnica molto semplice, cioè su un supporto cartaceo, una tecnica tradizionale con una penna china, in questo caso un rapidograph, e poi dell'acquarello, vedete in una sequenza che ora vi mostro un'evoluzione del palatino in diversi secoli, diciamo. Questo stato che vedete ora è lo stato di tardo, di terzo secolo, che abbiamo visto rappresentato anche in Asterix. Nei livelli precedenti invece vedete stadi più arcaici, cioè dallo stadio più arcaico di VII secolo avanti Cristo fino a uno stato di terzo secolo avanti Cristo, uno stato di secondo secolo avanti Cristo, a un livello, diciamo, di inizio imperiale augusteo fino a un periodo tardo. Dunque, la ricostruzione dovrebbe avere questa funzione: accompagnare i fruitori nella progressione storica, nell'evoluzione di quello che un sito, un ambito, una costruzione, un'architettura, un elemento, insomma, di interesse ha prodotto durante la sua vita. E questo appunto che col mio lavoro, col lavoro di ricostruzione, col lavoro di chi si occupa di ricostruzione, ci si propone. Ovviamente la ricostruzione si può fare in vari modi, non è che bisogna essere un illustratore. L'illustratore è la fase finale, diciamo, del lavoro di ricostruzione, è la fase più fruibile, forse, meno tecnica, più divulgativa, che ha appunto la funzione di arrivare a tutti, a veramente tutti. Non ha solo questa funzione, ha anche una funzione, diciamo, che produce ricerca, e lo vedremo, insomma. Ma la funzione regina, la funzione principale è proprio quella di disegno, di recupero grafico il più proibile possibile, quindi con un apporto estetico, diciamo, che magari i disegni tecnici non necessitano, non hanno bisogno, insomma. Non è quella la finalità, insomma. Questo processo ovviamente deve essere fatto da qualcuno che ha una capacità di disegno, diciamo, di questo tipo, insomma, che non è una roba, diciamo, per eletti, è semplicemente così una, come posso dire, qualcosa che riesce a raggiungere chi ha veramente voglia di disegnare in questo modo. Insomma, il disegno, lo sapete, è una pratica che tutti sono in grado di fare, cioè chiunque lo fa alle medie, alle elementari, poi dopo magari chi lo fa professionalmente è perché, come nella pratica atletica, pratica questo mestiere per molte ore al giorno. Fondamentalmente questo è un esercizio oculo-manuale, non molto di più, insomma, per cui è più una questione di volontà che una questione di doti o capacità, insomma. Però è indubbio che la ricostruzione, diciamo, finalizzata all'illustrazione è una ricostruzione che necessita appunto di una mano dedita a questo. Come si procede? Dopo lo vedremo magari come si procede nelle fasi. Ora vi mostro alcuni, semplicemente una serie di esempi di disegni. Lo si può fare, questo lo si può fare in moltissimi modi. Lo si può fare nel modo classico, con l'illustrazione che abbiamo visto poco fa, le illustrazioni
di un'area geografica più o meno estesa, di interesse appunto rispetto alla ricerca, e lo si fa in vari modi, insomma, diciamo. Il livello più basso, diciamo, più semplice, quello che vedete rappresentato, è una pianta, è una pianta come tante piante che chiunque in archeologia produce, che le produce in modo tecnico, diciamo, disegnando tecnicamente l'elemento. Questa si differisce appunto da una pianta normale, da una pianta tecnica, chiamiamola così, di scavo, dal fatto che ha un apporto cromatico fatto con l'acquarello, insomma, per cui diciamo un piccolo apporto artistico, se vogliamo definirla così. Questa è la pianta, e dalla pianta passiamo poi alla ricostruzione. Quella pianta che avete visto è la pianta di un magazzino di classe, e quella che vedete ora è quello stesso magazzino di classe realizzato poi in alzato con un'assonometria prospettica, leggermente prospettica, insomma. Quindi utilizzando quelle basi di geometria analitica che chiunque abbia fatto una scuola media, insomma, dovrebbe conoscere e più o meno riuscire a fare, insomma, per cui molto semplice da un punto di vista diciamo della ricostruzione, che però ha appunto quelle caratteristiche di sintesi che ci prefiggevamo con appunto la definizione di questo mestiere. La sintesi appunto rispetto all'elemento precedente, che vedete essere una fredda pianta che sa leggere, diciamo più o meno, chi ha una conoscenza dell'ambito storico, archeologico, insomma, alla quale afferisce la regione. Come? I popoli che l'abitano, i persiani, e la città principale che è Persepoli. Ma quello che noi oggi consideriamo Persepoli è quello che... C'è un'altra lezione. Scusa Giorgio, era Silvia Diani che aveva il microfono acceso. Va bene, e quindi da questa semplice pianta appunto arriviamo alla riproduzione più esplicita, quella che ci racconta, che ci racconta come erano gli spazi, come erano strutturati, quali erano gli elementi architettonici che riempivano questi spazi, il materiale che questo spazio viveva, anche un po' di vita quotidiana, insomma, nei personaggi, nei loro costumi, negli elementi che arredano lo spazio. Questo è, diciamo, il processo, il fine, che poi permette di esibire questa immagine su, ad esempio, nel luogo dello scavo, cioè quindi sul sito, oppure in una in un museo, appunto in una collezione museale, proprio per permettere a chi la fruisce di arrivare a quella descrizione semplice e immediata che il disegno lo racconta veramente a tutti, anche a un bambino, insomma, potremmo dire. La ricostruzione ovviamente ci permette non solo di avere un quadro generale, ad esempio, dell'architettura, ma di avere più elementi di narrazione all'interno di quella stessa architettura nello stesso momento. Una di queste possibilità è, ovviamente, lo vedete, lo spaccato, riconoscete l'architettura di cui stiamo parlando
San Vitale a Ravenna, e dividendo l'architettura in due parti, cioè semplicemente lasciandone una parte nella sua struttura architettonica completa e una parte invece in spaccato, abbiamo la possibilità di vedere la struttura interna, la struttura esterna, di vedere simultaneamente tutto quello che l'architettura e la storia di questa singola architettura ci può raccontare. Possiamo farlo in questo modo, che è un modo, diciamo, piuttosto piano sull'architettura contemporanea, o possiamo farlo come l'immagine successiva sulla storia della costruzione di quella singola architettura. Vedete che qui allora i piani narrativi diventano maggiori, si infittiscono, non solo c'è la struttura architettonica, ma c'è la struttura architettonica nel suo divenire, con il cantiere, con il sistema, diciamo, di costruzione di V secolo, con la lavorazione di V secolo. Ovviamente in una sintesi che non è realistica, ovviamente non ci saranno mai state strutture così finite come quelle appunto sulla destra dell'architettura e parti ancora così poco finite come la parte centrale. Ovviamente un cantiere si muove in modo diverso. Questa forma di sintesi però ci permette di vedere le coperture dei tetti, la copertura della volta, le centinature delle finestre, delle arcate, la lavorazione degli spazi in muratura, degli spazi in carpenteria, cioè tutto quello che un cantiere vivo, diciamo, esibiva in una cronologia più o meno lunga, noi riusciamo a sintetizzarlo, diciamo, con un disegno di questo genere, in un'unica immagine, insomma, che è riassunto e condensa di tutto quello che succede. Anche questo, per darvi un dato tecnico, è una sonometria. Anche questa è un'assonometria prospettica, è un'assonometria prospettica un po' più complessa dell'altra, perché ha, diciamo, oltre a avere i punti di fuga prospettici alti, ha anche un punto di fuga prospettico in profondità, insomma, per cui diciamo è un elaborato un po' più complesso dal punto di vista del disegno, però è una cosa che, insomma, cioè, non è impossibile, non è una cosa assolutamente fattibile da tutti quelli che si approcciano a questo tipo di produzione. Anche questa è fatta con e fa parte da un disegno a matita, insomma, da una bozza, da un disegno a china, sempre rapidografo in questo caso, e poi da un colore acquarellato. Poi vi farò vedere nello specifico, diciamo, le fasi lavorative. Scusate, proseguo a quella immagine e torno dopo, semplicemente per allargare sempre un po' di più la prospettiva. Dalla singola architettura possiamo raccontare, ad esempio, un abitato o un contesto geografico, come in questo caso, che viene da un lavoro che parte dalla centurazione romana dell'Emilia, insomma, e poi racconta le fasi successive, fino ad esempio a questa fase, che è una fase di Motta, di periodo alto medievale, insomma. Vedete appunto che possiamo allargare sempre di più la vista, possiamo allargare la vista, ad esempio, come in questa architettura a un singolo cantiere di carpenteria, per cui focalizzandoci, a differenza dell'altra immagine, su un momento preciso di lavorazione di questa struttura architettonica, che è il momento appunto di carpenteria, ovviamente con
della vita, insomma, cioè con dei personaggi che muovono questo disegno. Volevo andare su immagini, ecco, o addirittura su grandi immagini urbane, come questa ricostruzione di Damasco di VIII secolo, che appunto comprende non semplicemente un'architettura, ma una vastità di architetture. Ovviamente anche qui, come dicevamo prima, riunendo tutto quello che si sa, diciamo, di questa situazione e integrando con quello che sappiamo magari da altre situazioni. Non abbiamo una foto di Damasco di questo periodo, ovviamente una foto aerea, per cui molte di queste cose sono, tra virgolette, possibili, ma non sicure, come d'altronde tutto è in ricostruzione. Questo è un dato fondamentale della ricostruzione. La ricostruzione è un'ipotesi ricostruttiva. Quello che ci poniamo è formulare un'ipotesi. Un'ipotesi che può essere una fra tante ipotesi, non semplicemente l'unica. Insomma, quella che si decide di proporre è quella che si ritiene ovviamente più affidabile ed è quella che viene concordata appunto con chi i lavori di ricerca ha fatto. E questo è il nodo fondamentale di questo lavoro. Il nodo fondamentale è che il lavoro di ricerca su uno scavo archeologico, su un'architettura archeologica, su una cosa del genere, è, lo sapete, un lavoro di equipe, è un lavoro di consorzio di menti, insomma, di persone che lavorano sul campo, di persone che fanno report del lavoro sul campo, di persone che analizzano quel lavoro, di persone che fanno sintesi di quel lavoro, di persone che elaborano la sintesi di quel lavoro. Allora, quando chi arriva a formulare una ricostruzione è l'ultimo step, è quello che in ultima istanza elabora graficamente i pensieri e le sintesi di chi ha lavorato su tutto il contesto di ricerca, appunto racconta bene di come questo è un lavoro collettivo, insomma, cioè il risultato grafico che è prodotto in questo caso dalla mia mano, dalla mia penna, dai miei mezzi, dal mio pennello, insomma, dai miei mezzi di riproduzione grafica, sono, diciamo, un portato mosso anche in parte da tutto il lavoro che c'è dietro. E quello è quello che dà la forza diciamo autorevole di questo lavoro, pur nella consapevolezza che appunto rimane un lavoro di proposta, insomma, cioè non un lavoro che deve essere possibilmente ripreso, rielaborato, perché appunto un'idea fissa del passato è difficile averla. Ed è per questo che poi immagini di questo genere, come abbiamo visto nel caso di Asterix, diventano così fondamentali che riempiono il paesaggio narrativo più di altre cose, insomma, e rischiano di essere fuorvianti se queste immagini sono in qualche modo sbagliate. Cambio l'immagine, sì. Altre ricostruzioni di città, che forse qualcuno di voi conosce, questa è Ravenna, sono immagini che sono state fatte per il museo della città di classe, il museo di classe, e vedete appunto una differenza tecnica tra l'immagine precedente. L'immagine precedente è un'immagine fatta in tradizionale, fatta con l'acquarello, questa è invece un'immagine digitale, cioè un'immagine che tendenzialmente oggi è prediletta. Digitale cosa vuol dire? Digitale, per quanto mi riguarda, non vuol dire che sia fatta con programmi digitali, vuol dire semplicemente che è disegnata su un supporto digitale, per cui è disegnata nello stesso modo di come veniva disegnata
quando era fatta in modo tradizionale, in questo caso invece è appunto tracciata su una tavoletta grafica, diciamo così, per essere chiamata, una tavolona grafica veramente, insomma, perché chi lavora professionalmente lavora su delle tavole abbastanza grandi. Questa immagine che vedete è Ravenna romana, quella che avete visto prima è Ravenna giustinianea, insomma, per cui di periodo successivo. Quella che vediamo adesso è il disegno preparatorio, diciamo, della grande vista, diciamo, della conurbazione dell'area di Ravenna, sempre in periodo giustinianeo, e da ultimo la stessa ricostruzione colorata. Torno un attimo indietro. Dunque, fino adesso abbiamo visto immagini che si propongono come lavoro di sintesi finale di un lavoro di ricerca. Il lavoro della ricostruzione però non si ferma a questo, insomma, ha un valore, diciamo, anche di motore della ricerca stessa. Quello che vedete adesso è un disegno, rough, diciamo, come si dice, uno schizzo, fatto in parte sul campo di uno scavo che è lo scavo di una basilica, che è la Basilica Petriana, che vedete sotto, e vedete come le singole, i due strati, diciamo, raccontano qualcosa di differente. Lo strato superiore è stato elaborato appunto così come si presentava durante la fase di scavo. Se vogliamo, vediamo l'immagine successiva che con l'aiuto dei colori è più cara, che poi è stata elaborata appunto in studio. E vedete che sopra abbiamo lo stato dello scavo, insomma, dello scavo a quel livello di scavo, insomma. Cioè c'è un'area, una vasta area di coltivo in questo caso, insomma, dove sono stati fatti alcuni saggi, tre saggi nella fattispecie, per valutare appunto lo stato di un'architettura. L'architettura, così come la conosciamo, la vedete nello stato sottostante. E vedete nello stato sottostante anche i singoli pezzi, diciamo, scavati, che sono appunto questi tre. Questa immagine permette, anche in una fase in cui la ricerca è appena incominciata, insomma, appena stati fatti tre saggi per cercare appunto delle mura che in parte non erano state trovate in quel momento, ne era stato trovato soltanto uno. Vedete che in questa fase era stato cercato l'abside e l'abside non era stato trovato, insomma, probabilmente era più interno. Ma questa immagine comunque aiuta a veicolare un'idea di lavoro anche per chi questa idea di lavoro non ha chiaramente, che possono essere le autorità che si occupano di questo territorio, oppure possono essere gli studenti stessi che magari non hanno il quadro generale di quello che questo tipo di scavo sta andando a scavare, o che non è così chiaro semplicemente, e questo serve appunto anche in una fase iniziale a chiarificare come lo scavo sta procedendo, come anche muovere i saggi successivi, insomma, ha una funzione, diciamo, propedeutica alla stessa fase di estrattiva delle notizie, diciamo così.
passo oltre, giusto per mostrarvi un'altra tipologia di analisi grafica, una tipologia che vede appunto, in questo caso vedete delle tombe etrusche molto famose, con anche qui degli spaccati, dei ribaltamenti, vedete in questo caso che c'è una delle pareti che è sfondata, ribaltata, caduta, ovviamente forzando la situazione proprio per dare un quadro il più possibile ampio di quello che sono le cose interessanti, diciamo, di questo sito e quindi di questo disegno. Lo stesso con un altro tipo di tomba molto famosa che si chiama Tomba François, che chi di voi si occupa di archeologia etrusca insomma sicuramente conosce. E vedete che in questo caso, con sempre la solita assonometria prospettica, andiamo a tagliare, raschiare completamente la terra di questo ambiente ipogeo. Abbiamo appunto il Dromos, entriamo all'interno della tomba vera e propria, e all'interno della tomba vera e propria, oltre a spiegarci tutti gli ambienti, c'è una situazione appunto di vita quotidiana, cioè in questo caso c'è un'inumazione. L'inumazione raccontata in questo modo con una assonometria, come abbiamo visto, può essere raccontato meglio, diciamo, entrando completamente nella tomba, come se in questo contesto, vedete questo personaggio, insomma così, lo vedessimo dall'alto, come se lo vedessimo dalle nuvole, come se lo vedessimo con un occhio quasi divino, entriamo direttamente invece nella sala sepolcrale e abbiamo un'idea più precisa del rito, un'idea più precisa degli elementi che arredavano l'ambiente, delle pitture, della vita, insomma, di questo sito. Peraltro questa è una tomba che è stata smembrata nelle sue parti, per cui non è più visibile, insomma, nella sua unità architettonica e pittorica soprattutto, per cui la ricostruzione è quanto mai utile, necessaria, insomma, per avere un quadro preciso della situazione. Mentre prima la tecnica era ancora quella solita, cioè penna, china e acquarello, questa invece è più pittorica, insomma questa è una pittura fatta a tecniche miste, diciamo acquarello e acrilico. Dunque, come si arriva tutto questo, insomma, ecco. Vedete ad esempio in questo caso, non so se partire da qui o partire, allora quello me lo tengo per dopo, facciamo una cosa, scusate, devo aprire un'altra pagina, la chiudo. Arrivo, scusatemi. Ok. Scusate, ho perso completamente il...
L'immagine, non trovo più. Voi cosa vedete? Cioè, si vede qualcosa? Vediamo il tuo desktop. Non quello che... C'è un troll orrendo. Bene, fatto da uno dei più grandi disegnatori contemporanei che si chiama De Cressy, per cui detta da te Andrea questa cosa è veramente disdicevole. Gli alberi sono belli. Riprovo. Allora. Vado a chiudere. Chiudi e aprire. Ok, adesso c'è una cosa, sì. Questa la conosciamo bene. Questa la conoscete bene. Benissimo. E, appunto, per raccontare un po' il processo, volevo partire da questo, che è un processo semplice, diciamo fortunato, perché che è appunto la ricostruzione di Carbonara, di un castello che abbiamo fatto appunto insieme ad Andrea Fiorina, ad Andrea Ogenti, insomma, uno studio di ricostruzione di questo castello dei secoli centrali e finali del Medioevo. E qui la ricostruzione, appunto, il processo di ricostruzione è abbastanza semplice, insomma, partiamo da un lavoro molto attento di ricostruzione degli elementi con appunto tutto quello che serve, piante, alzati, addirittura ipotesi ricostruttive formulate in 3D, per cui già con una struttura composita, insomma, nelle varie fasi. Quindi l'apporto di un illustratore scientifico è quello semplicemente di arrivare e produrre, diciamo, un disegno ricostruttivo che abbia una valenza appunto in parte estetica, in parte di narrazione più precisa. Quello che mi interessava farvi vedere era che sulla scorta, vedete, questa immagine è l'immagine ricostruttiva di questa fase, vedete che ci sono due elementi, insomma la chiesa e la torre, e vedete appunto il disegno, l'ipotesi ricostruttiva finale è questa che vedete. Insomma, è una lavorazione ibrida in questo caso, è un disegno fatto a mano in tradizionale con sopra un acquarello, lo vedete, monocromo. L'acquarello monocromo viene poi rielaborato in digitale e vedete il risultato finale. Questo ovviamente per tutte le fasi. Questo perché con il digitale rimane a volte un po' freddo nella sua rappresentazione piena, diciamo, mentre invece con un apporto più caldo, che è quello dell'acquarello, che è quello che vedete in questa parte, diciamo, di preparazione, poi trova, lo vedete, un calore maggiore, più vivo anche nella fase di realizzazione finale. Vedete qui appunto questo esempio, la matita scusate, il disegno a china della visione generale di tutto l'ambiente, la fase acquarellata, insomma, e vabbè, niente, qui abbiamo ancora le matite, insomma, e poi comunque avevate visto all'inizio il risultato finale, raggiungiamolo, ecco che era questo, insomma. Allora, ritorno alla pagina precedente.
Ecco, dicevamo, le ricostruzioni possono adattarsi anche non semplicemente a un'architettura o a un... a un sito, ma anche a panoplie, appunto lavorando su, sugli oggetti, sulla possibilità appunto di ricostruzione, e può essere sviluppata anche in un modo, come vedete in questo caso, policronologico, insomma, cioè, o meglio, di una cronologia simultanea di vari elementi. Questo ad esempio è un lavoro sulle carpenterie e vedete che in 6 frame, e vedete che andiamo appunto dalle carpenterie neolitiche, insomma di palafitticole, per poi passare a quelle greche, a quelle romane, a quelle medievali, ad esempio di area centroasiatica, a quelle medievali invece occidentali, fino a quelle moderne. Un'elaborazione che da un punto di vista narrativo, se fosse stata fatta con un testo, sarebbe risultata piuttosto lunga. Vedete che in un'unica pagina si riesce appunto a riunire moltissime cose. Corro velocemente perché non vorrei andare troppo oltre, vorrei lasciarvi dello spazio per delle domande se le avete, per mostrarvi un'altra tipologia ancora di analisi del territorio grafica, insomma, e vedete che in questo caso in 9 frame, come se fosse una sorta di racconto a fumetti, abbiamo la narrazione di un ambiente, insomma, qui andiamo da... Questa è una famosa piazza di Milano, che si chiama Piazza Cadorna, tutti quelli che sono stati a Milano probabilmente ci sono passati, insomma, e dove c'è la stazione delle Ferrovie Nord, e vedete che in 9 frame passiamo da un paesaggio preurbano, che potrebbe essere di periodo romano, insomma la città romana non arrivava fino lì, la città incomincia ad arrivare lì con un giro di mura in periodo medievale, e poi in periodo rinascimentale si equipaggia appunto di mura bastionate, insomma, e via così, fino alla riduzione settecentesca, alla sistemazione napoleonica dove era un bosco, alla prima stazione, che era una stazione tipo chalet, che è una stazione ottocentesca della metà dell'Ottocento, che è tipo chalet svizzero, la stazione, diciamo, tardo ottocentesca, la stazione degli anni 50 del dopoguerra, insomma, italiana, e fino alla sistemazione attuale. Una singola pagina, un po' poster, un po' grande, se volete, per raccontare la cronologia urbanistica e architettonica di una singola piazza. Vado avanti invece per mostrarvi proprio un iter produttivo di un lavoro di ricostruzione. Allora, un lavoro di ricostruzione che ovviamente è un lavoro di ricostruzione su una cosa molto conosciuta, che è Stonehenge, e vedete, l'elaboro fatto in questo caso per l'editoria, cioè per un'editoria scientifica, ma che ha già una finalità, cioè diciamo editoriale. Vedete che il progetto si sviluppa con dei RAF, degli schizzi per impostare, diciamo, un po' l'impaginato, e poi vengono sviluppati i singoli disegni. I singoli disegni riguardano le fasi, diciamo, evolutive di Stonehenge, lo vedete nella prima fase. Stonehenge ha tantissime fasi, insomma, per cui lo vedete in una prima fase, in una fase successiva lignea, in una fase ulteriore con pietre di un certo tipo, in una fase, diciamo, che troviamo più riconoscibile a quella che conosciamo noi, la fase, diciamo, quella più monumentale, che è quella appunto che noi conosciamo, però con gli apporti
anche nel territorio che oggi non ci sono più, e appunto con anche il racconto di una ritualità, e poi la proposta, diciamo, della fase ricostruttiva, ovviamente ancora una volta sintetizzando varie possibilità, sintetizzando vari momenti della ricostruzione stessa, ovviamente, cioè non ci sarà mai stato un momento in cui parte era già così ben costruita e altra invece non costruita, ma è per dare idee ipotetiche di come si potesse alzare le singole pietre appunto in verticale e poi innalzare le pietre ad architrave sulle pietre in verticale, insomma, è così. Varie ipotesi che sintetizzano, come abbiamo detto fino adesso, in un unico disegno tutto l'arco della produzione e sistemazione di questo sito. Poi, dallo stesso, uno studio appunto sulle fasi lunari, l'interazione tra appunto gli elementi celesti l'architettura stessa, nei sostizi, le fasi lunari, fasi solari, e infine anche una mappa, diciamo, per raccontare come, cioè da dove venivano e come potevano venire queste pietre, perché è un iter appunto molto lontano, lo vedete, per cui insomma non è una cosa rimarchevole da raccontare. E alla fine l'impaginato vero e proprio nella sua funzione editoriale, che vedete del lavoro finito. E siamo ormai alle 4, per cui non andrei avanti ulteriormente, vi lascerei invece qualche minuto. Grazie Giorgio per queste immagini, per il tuo lavoro in generale, che è splendido ed è complesso, almeno su due livelli. Il primo livello tecnico presuppone delle conoscenze, un'attitudine innegabile. E il secondo livello è quello delle conoscenze sull'edilizia, sulle tecniche antiche di costruzione, quindi senza conoscenza, realtà costruttive, diventa quasi impossibile poter realizzare questo tipo di ricostruzione. E qui veniamo al tema dell'interazione con l'archeologo. E mi piacerebbe, se il professor Augenti ci sente e ne ha voglia, di dare qualche informazione in più su questo aspetto, che in questi anni è sicuramente accurato spesse volte. Ecco. Mi sentite? Sì, benissimo. Si sente molto la macchina, è meglio che mi fermo o posso parlare così? Bene, si sente Andrea. Non si sente per niente. Là. Ok, bene. Allora, vabbè, intanto grazie mille Giorgio, hai fatto una cosa veramente ottima e t'ho ascoltato e t'ho anche guardato a rischio della vita per un'ora di seguito. Mi sono distratto solo in qualche sorpasso. Dunque, io in realtà avrei, diciamo, colgo al volo l'occasione che mi dà Andrea e alla fine però vorrei fare soprattutto una domanda a Giorgio, che è una domanda un po' provocatoria. Allora, io, per chi non ha, insomma, non do per scontato che tutti debbano sapere quello che abbiamo fatto nel passato io e Giorgio Albertini, ma insomma abbiamo fatto insieme molte ricostruzioni di molti luoghi diversi, soprattutto poi da quando io lavoro a Ravenna, abbiamo lavorato molto su Classe, ha fatto vedere svariate cose, la Basilica Petriana, l'evoluzione di Ravenna, Classe, eccetera. Ma molte altre cose non le ha fatte vedere. E diciamo che una delle cose... Allora, io sul tema che ha lanciato Andrea vorrei dire innanzitutto che ci vogliono le competenze, e Giorgio è stato molto...
così, come posso dire, ha molto giocato in understatement nel dire sempre che questi disegni li possono fare tutti, no? Guardate, non è vero, questi disegni per farli ci vuole una mano pazzesca che lui ha, e che se io mi metto e anche faccio esercizio, come dice lui, 8 ore al giorno, non mi vengono. Però il punto non è tanto questo, è che io penso che abbia ragione Andrea quando dice in realtà uno dei principali punti di partenza per fare questo tipo di operazioni è avere già da parte del disegnatore una conoscenza storica, archeologica e anche tecnica. Cioè qua, come capite bene, non entra in gioco soltanto così l'abilità manuale, qua entra in gioco tutta una serie di conoscenze che sono quelle che ti fanno ricostruire gli edifici, tanto per dirne una, nella maniera corretta dal punto di vista, per esempio, della statica, edifici che insomma reggano nel tempo anche su un disegno e che non siano smantellabili da una critica molto semplice. Allora, questo è il punto di partenza. Io però, come Giorgio sa, gli ho sempre fatto un po' da pungolo su un tema che è quello che ha messo in luce anche lui in un passaggio del suo intervento, cioè la questione che i disegni ricostruttivi in realtà sono delle ipotesi, no? E che indicano una strada, e che in realtà questo poi vuol dire che, volendo, e si può fare, di una stessa, e questo l'abbiamo fatto nel museo di classe in particolare, io e lui con la Porta Aurea di Ravenna, che di una stessa struttura, di uno stesso edificio, di uno stesso armamento, di quello che volete, si possono anche proporre più ricostruzioni, ovviamente a patto che abbiano tutte quante un loro senso, e se non è stata detta una parola definitiva su è più valida una che l'altra, sarà una questione di onestà intellettuale quella di proporle tutte, anche fossero soltanto due. Infatti nel museo, se andate a vedere, ci sono più versioni della Porta Aurea, perché avevamo dati disponibili per farne più due. Ipotesi aperte. Allora, però, se è un'ipotesi ed è un'ipotesi aperta, la mia vera domanda alla fine è questa, e Giorgio lo sa perché abbiamo fatto delle cose su questo tema. A mio modo di vedere esistono due maniere, diciamo così, due filoni principali nell'ambito della ricostruzione archeologica che un po', insomma, ho cercato di studiare. Una è una ricostruzione più assertiva e apodittica, che potrebbe essere illustrata molto bene da questa immagine che c'è adesso sullo schermo di Giorgio, cioè appunto la Ravenna dell'età giustinianea. Una ricostruzione a colori, con un tratto ben definito, che cerca in qualche modo di dire tutto il possibile, e facendolo in questa maniera, usando questa forma grafica, più che dire, veramente asserisce. Esistono poi tanti modi diversi, invece, sull'altro versante, sull'altro fronte, di in qualche modo ricordare sempre allo spettatore, a chi guarda, che quella appunto è soltanto un'ipotesi. Allora, per esempio, mi ricordo che abbiamo parlato a lungo di questo grande ricostruttore che lavorava per il programma televisivo Time Team, Victor Ambrose, che ha fatto dei disegni anche lui acquarellati, eccetera, eccetera. Però, per esempio, mi ricordo delle illustrazioni che servivano a far vedere dei reperti che erano stati trovati, credo, con il metal detector, e che lui di fatto rimette nelle tombe da cui probabilmente provenivano, facendo in bianco e nero le tombe e a colori i reperti, perché i reperti ci sono, e quindi quello è un modo di dire: il dato è questo, l'altra è un'ipotesi. Con Giorgio noi ci siamo spinti ancora più in là, abbiamo fatto una cosa in cui, per una basilica che sta fuori Ravenna, la Basilica della Cabbianca, abbiamo fatto in bianco e nero a colori le parti certe trovate attraverso lo scavo, e in bianco e nero le parti ricostruite,
Il che di nuovo mette ordine tra cos'è il dato e cos'è invece la ricostruzione. E poi c'è il famoso esempio di Sheila Gibson, altra grande ricostruttrice che ha lavorato a lungo con la British School at Rome, con Richard Hodges a San Vincenzo al Volturno, ma in tanti altri siti, a Cartagine, eccetera, che faceva architetture, prevalentemente lei era una ricostruttrice di architetture, al tratto, acquarellate, e in cui però i personaggi erano sostanzialmente, ecco, questa è la Gabbianca, che resta secondo me una delle cose più belle che abbiamo fatto insieme, Giorgio, e dicevano, in questi disegni di Sheila Gibson, le persone che servono ovviamente prima di ogni altra cosa a dare la scala del disegno, sono, hanno un aspetto fantasmatico, sono proprio come dei fagottini, sono dei fantasmi. E quello è un modo di dire, attenzione, perché non mi sbilancio troppo sui particolari, perché sennò poi sembra una fotografia, e invece non è una fotografia. Allora, cioè, questi sono tutti approcci possibili, no? E io non ne critico, non è una questione di criticarne uno o l'altro. A me vanno bene entrambi. Però invece io la domanda che vorrei fare a Giorgio, che mi sono reso conto oggi mentre parlava, che non gli ho mai fatto in tutti questi anni, è: come mai lui invece predilige questo livello forte di assertività, pur dicendo che è ovviamente, come è chiaro che sia, è ben consapevole che si tratta di ipotesi? Cioè, come mai, questa è proprio una questione di scelta estetica alla fine, ma anche però da un certo punto di vista metodologico, cioè qui si, diciamo, per a mio modo di vedere, per dare un'omogeneità forte al disegno e renderlo il più verosimile possibile, però si fa passare, tu fai passare in secondo piano l'idea che quella però è appunto una ricostruzione e che andrebbe presa sempre un po' con le molle. Ecco, io devo dire che ancora più dei tuoi trovo molto molto assertivi i disegni di Inklink, per quanto splendidi. Cioè, io faccio vedere, ho fatto vedere stamattina ai miei studenti la sequenza della cripta Balbi, e per carità, cioè, no, niente da dire, però è proprio la sensazione che quella sia un fermo immagine, assolutamente verosimile in ogni dettaglio, per la maniera così elaborata, così carica di colore, di tratto, per cui sono stati, con cui sono stati realizzati. Ecco, questo è sempre qualcosa che mi lascia, insomma, mi fa pensare. Perciò la mia domanda a Giorgio è se lui ha mai fatto poi una riflessione compiuta su questo, se la sua è una scelta, diciamo, ponderata, e se sì, appunto, qual è la ragione che l'ha spinto in questa direzione. Scusate, adesso è stato lunghissimo. È sempre piacevole sentirti, insomma, per tutti, per cui va bene così. La domanda che mi fai è una domanda che però purtroppo mi prende vari piani, è una domanda molto complessa. La questione è una questione, diciamo, semplicemente estetica, allora, un primo livello, estetica, diciamo, egocentrica, perché la risposta è perché lo so fare spesso, cioè faccio una cosa complessa perché la so fare, capito? Per cui una cosa complessa è anche che tende, diciamo, allo sbalordire, insomma, cioè chi lo vede, perché lo so fare. Questo è lo stesso motore che immagino muova Inklink, o chi di Inklink faceva parte, insomma, cioè, facciamo anche dei nomi, Federico Ferniani, cioè tra i disegnatori, Luigi Critone, disegnatori non per niente che oggi lavorano ad esempio nel fumetto in Francia, perché sono dei grandissimi disegnatori. Insomma, il fatto di essere dei grandi disegnatori, e parlo di altri ovviamente, diciamo quasi ti costringe a fare una cosa che ti
che punti all'essere il più sbalorditiva possibile, più bella possibile. E questo indubbiamente confligge un po' con invece la ricerca e il lavoro scientifico, no? Perché insomma, nel lavoro scientifico l'ego dovrebbe fare un passo indietro, cosa che sappiamo non fare, non semplicemente in questo ambito, che è un ambito parascientifico, se vogliamo, ma anche in ambito scientifico più stretto, insomma, cioè voglio dire, quanti ego di ricercatori superano la ricerca stessa. Appunto. E questo è una parte del problema. Cioè, nel senso che quando coinvolge le capacità, in questo caso le capacità grafiche, insomma, di chi le realizza, si tende sempre, se è possibile, io tendo sempre a fare un'opera al meglio, mi viene da dire, insomma, delle mie possibilità. Come però tu sai, a me non dispiace la fase sketch, la fase rough, però trovo che sia una fase che abbia più una funzione diciamo di narrazione scientifica all'interno dei gruppi di ricercatori piuttosto che finalizzata alla divulgazione, perché nella divulgazione quella secondo me potrebbe portare a fraintendimenti. Per il presupposto di cui prima, l'immagine diventa una fonte più autorevole di qualsiasi altro testo, cioè noi abbiamo reiterazioni di fonti, pensiamo tutti alle riproduzioni ottocentesche di vichinghi con le corna, non abbiamo un film, una riproduzione oggi di vichinghi senza corna, no? E i vichinghi le corna non le avevano, insomma, cioè lo sappiamo, eppure quella roba lì, siccome è data da disegni che hanno una valenza più forte di qualsiasi scritto che dica, oh, i vichinghi le corna non le avevano, eppure ci ritroviamo con i vichinghi cornuti. Quindi, il fatto di mettere in balia di tutti, diciamo, e non è un discorso elitario, è un discorso di semplicemente di proprio responsabilità, delle immagini che possono essere fraintese, che non sono finite, che sono in forma di abbozzo, che danno dei suggerimenti, ma questi suggerimenti li danno a chi conosce quella situazione e non, diciamo, al grande pubblico, allora sì, li pongo forse una censura, mi pongo una censura. Preferisco che arrivi un'immagine apodittica, come dici tu, un'immagine assertiva, quando quell'asserzione è, diciamo, appoggia su piedi ben stabili, insomma. Se i piedi non sono così stabili, forse, cioè, quell'immagine deve fermarsi un po' prima. Non sempre, non necessariamente. Ripeto, all'interno di un ambito scientifico è molto interessante anche questa fase, e sarebbe interessante appunto poter sviluppare in questa chiave polinarrativa, insomma, cioè ogni ambito di studio che ci poniamo, ed è una cosa che indubbiamente facciamo, faremo nei lavori. Con Andrea Ugenti ci poniamo sempre di fare, però appunto il pericolo è sempre in mettere nel mercato, diciamo, al grande pubblico qualcosa che può essere fraintesa, insomma, per cui preferisco qualcosa che invece ha più o meno una credibilità, più o meno, cioè questo, il più e il meno devono essere sempre presenti. E poi c'è sempre appunto la questione dell'ego, della capacità, insomma, quella è una cosa che tutti noi incappiamo. Vabbè, fanno 100 euro per la seduta di psicanalisi. Bene, allora apriamo il dibattito. C'è già una mano alzata, Alessandro Spadaro. Sentite? Sì? Sì. Ciao Andrea, ben trovato. Allora, innanzitutto, vabbè, ci tenevo a ringraziare molto Giorgio Albertini, perché per quello che mi riguarda è stato un approfondimento estremamente interessante per, vabbè, quelli che sono i miei interessi. E la mia domanda essenzialmente era questa, per certi aspetti anche duplice, però verte su un aspetto, e cioè
Diciamo che recentemente ho sviluppato questo tipo di fascinazione nei confronti dei colleghi che provengono effettivamente da un background di tipo legato effettivamente a, diciamo, grandi linee accademie di belle arti, diciamo, quindi chi ha svolto per esempio un liceo di quel tipo, oppure direttamente un'accademia anche post liceo, diciamo, e poi naturalmente è andato a livello poi universitario ad approfondire, insomma, a sviluppare questo background scientifico di cui abbiamo parlato finora, no? Che è necessario comunque per l'illustrazione scientifica. Allora mi domandavo invece, per noi poveri altri diavoli che abbiamo scelto un tipo di strada diversa da questa, ma che comunque vorrebbero avvicinarsi con una certa concretezza, no? Proprio dal punto di vista tecnico del linguaggio del disegno, diciamo che cosa consigliasse appunto a livello, tra virgolette, di formazione, appunto, cioè quali alternative potessero esistere, diciamo, quantomeno per creare, non diciamo per diventare dall'oggi al domani naturalmente un illustratore scientifico con un background diverso, ma perché proprio perché, come abbiamo anche detto in parte durante il dibattito, è di fondamentale importanza che si crei, appunto, siccome comunque il disegno è un linguaggio tecnico, un linguaggio comune tra l'archeologo poi e l'illustratore, diciamo, tra virgolette. E legato a questo, se in senso più ideale, diciamo, non fosse auspicabile che un ragionamento del genere poi sia inserito anche nell'ambito della didattica stessa dell'università, perché anche sempre i miei, diciamo, convincimenti profondi sono che, diciamo, per certi approfondimenti curriculari nell'ambito di una facoltà di archeologia, quantomeno, diciamo, offrire la possibilità ad alcuni studenti che vogliano profondamente poi approfondire questo tipo di tecniche nell'ambito del loro mestiere, cioè sarebbe fortemente auspicabile. Io penso per esempio a diciamo curriculum tradizionalmente chiamati, diciamo, di tipo topografico, ma che per esempio invece alla Sapienza hanno dato direttamente un nome un po' ampolloso di architettura, città e paesaggio a livello di magistrale, e che quindi insomma, forse un po' ingenuamente o modestamente, però ritengo che lo strumento del disegno sia, ecco, diciamo, sicuramente quantomeno auspicabile. Non so se ho menato troppo il camperlaia, però no. Sì, mi sono spiegato abbastanza bene. Grazie Alessandro, per me hai toccato un punto fondamentale. Allora, ti rispondo subito alla domanda. Io insegno all'Accademia di Belle Arti, ma non ho una formazione artistica, cioè io ho studiato storia medievale, per cui non ho una formazione artistica superiore, insomma, diciamo. La formazione artistica me la sono fatta da solo, cioè sono un autodidatta in questo senso, insomma. Per cui credo in parte di aver risposto alla tua domanda. Sottolineo ancora una volta che ne dica Andrea Augenti sul fatto dell'impossibilità di arrivarci, che il disegno è pratica fondamentalmente, per cui è quello, è grande pratica, insomma. Però scoperchi una questione fondamentale. Allora, io mi sono iscritto, quando mi sono iscritto alla facoltà di storia a Milano, mi sono iscritto consapevole di voler disegnare all'interno, diciamo, di questa materia. Cioè il mio fine era quello di occuparmi di ricostruzioni, di disegno, diciamo, nella storia. Ovviamente è una cosa che in Italia non esiste, insomma, ma nel resto del mondo esiste, nel mondo anglosassone, nel mondo francese esistono cattedre, esistono istituti, cioè ci si occupa di questo in modo accademico, non semplicemente così da praticanti della materia. Questa cosa che tu auspichi è una cosa auspicabile, perché la difficoltà nella formazione di figure, diciamo, come la mia, trova la summa nel fatto che diciamo figure professionali come me insegnano in un'Accademia di Belle Arti, dove chi disegna, e magari disegna anche bene, ma non è così scontato, ha interessi artistici, e chi invece ha interessi, diciamo, storici, sta in una facoltà di beni culturali, di storia e di archeologia,
ma non ha accesso a insegnamenti che gli insegnino le tecniche del disegno, insomma, perché alla fine se uno ha il portato di qualcuno che ha l'esperienza, ovviamente riduce il tempo di acquisizione delle specificità tecniche, insomma. Questo è appunto il nostro problema. Rimettiamoci nelle mani del professor Augenti, del professor Fiorini, insomma, che aprano interazioni all'interno delle facoltà specifiche per questo, per l'area di ricostruzione, che appunto in Italia a tutt'oggi è qualcosa di che nasce da una volontà personale, non certo da uno stimolo accademico. Ma se posso, io sono assolutamente d'accordo, mi pare che Alessandro ha toccato un nodo importantissimo. Sì, fondamentale, certo. Sì, bisogna aprire a questo tipo di insegnamenti qui, come bisognerebbe aprire a tanti altri modi di divulgare l'archeologia in senso più ampio. Ma poi se Andrea posso dire una cosa, cioè una cosa non banale, è che questo è un mercato. Cioè, un mercato di lavoro, questo della ricostruzione, ok? Certo, ed è un peccato, molto, molto richiesto. Un peccato che non ci siano figure che siano in grado di poter... Cioè, non solo ma molto richiesto, ma anche cioè un mercato quasi inconsapevole, cioè nel senso i musei, le istituzioni archeologiche, i siti, cioè quasi non sanno quanto avrebbero bisogno di ricostruzioni. E ci vorrebbe anche proprio un motore di giovani costruttori che andassero a bussare come dei missionari della ricostruzione, istituzione per istituzione, porta per porta, dicendo, cioè, quello che voi esponete non è comprensibile. La comprensione avviene attraverso ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, e tra questo ta-ta-ta-ta-ta-ta passa molta ricostruzione grafica. Assolutamente d'accordo. E se si riuscisse a fare un insegnamento anche solo in laboratorio di ricostruzione, io mi iscrivo come studente. Quindi io sono il primo, Giorgio. E non scherzo. Buon pomeriggio. Come posso aiutarti? Niente. Vuole intervenire anche Siri, ma non credo che abbia le competenze. Spero. E c'è qualcuno che vuole porre una domanda a Giorgio Albertini? Bene, Marina Pitti, prego. Buon pomeriggio, intanto appunto ringrazio per questo intervento che mi ha interessato particolarmente perché mi piace molto il disegno e anche se non ho avuto una formazione, appunto mi piace coltivarlo personalmente. E, legandomi anche alla domanda precedente, volevo chiedere più nello specifico, non so se è possibile dare qualche consiglio ulteriore su una modalità appunto di formazione da seguire attualmente, appunto per il fatto che non esistano dei corsi ancora a riguardo in ambito universitario, magari un percorso che si può seguire esternamente per sviluppare una maggiore abilità nella ricostruzione appunto grafica a livello archeologico, architettonico. Sì, sì. Una risposta complessa, perché non esistono insegnamenti, diciamo, che se ne occupino, non nello specifico. Quello che ti posso dire è che alla base, come dicevo prima, alla base di questo tipo di disegno c'è una preparazione, diciamo, solida di geometria descrittiva. Quella è una base fondamentale, insomma. La geometria descrittiva la si insegna, diciamo, a livello universitario nelle Accademie di Belle Arti, ma esistono anche corsi
corsi non così specialistici, le tecniche di disegno anche, cioè esistono corsi che insegnano a utilizzare l'acquarello, insegnano a utilizzare altri tipi di pittura, anche il disegno digitale, insomma, che oggi ovviamente è molto utilizzato. Io purtroppo non conosco corsi o insegnamenti che lo facciano con la finalità specifica di insegnare la ricostruzione archeologica. È la riprova che ci sarebbe bisogno di questa cosa, insomma, anche così, in forma, diciamo, non pienamente curriculare, anche semplicemente diciamo artigianale, da bottega, insomma, seguendo qualcuno che lo sa fare. Comunque, ma Giorgio, posso? Sì, prego. La verità è che questo incontro e le domande che ti sono state fatte finora dimostrano assolutamente che se tu aprissi un'accademia di disegno ricostruttivo archeologico, questo mi dovresti... sembra... Sì, sì, certo. Avresti il pienone ogni anno nei tuoi corsi. Perché un conto è dare a te un insegnamento, faccio per dire, della scuola di specializzazione dell'Università di Bologna, ma sai, una postazione da cui invece tu puoi impartire tutte le ore che vuoi, insomma, quella è un'altra storia. Sì, certo. Pensaci. Ci penserò. La scuola la Holden del disegno archeologico. No, ma la questione comunque non è secondaria, insomma, cioè è vero che pone un problema, cioè nel mondo anglosassone esiste un'associazione dei disegnatori ricostruttivi archeologici, cioè un'associazione professionale, diciamo, cioè in Italia tutto questo non esiste. In Italia chi si occupa di questo lo fa, diciamo, motu proprio, e soprattutto ci si conosce, cioè siamo unità singole, insomma, cioè non arriviamo, diciamo, alle 10, forse neanche alle 5 persone, insomma, che fanno questo, proprio perché appunto deve nascere da una monomaniacalità personale, insomma, cioè da qualche, qui torniamo alla psicoterapia di Andrea, insomma, cioè per cui sì, mi spiace non saper dare un'indicazione precisa di dove poter imparare questo, cioè lo si impara rubando tecniche da altri, tenendo di fianco sempre lo zaino dello storico e dell'archeologo e associandolo a un altro zaino, che è quello del disegnatore, insomma. È una materia ibrida, insomma, e come tale sempre trova a difficoltà a trovare un'espressione univoca. Grazie per la risposta. Grazie. Molto bene. Ci sono altri interventi? Alberto Mario Rossati, prego. Sì, pronto, mi sentite? Benissimo. Sì, va bene. Sono un paio di flash molto veloci. Una è se avete qualche idea sul motivo per cui l'Italia sia così indietro rispetto alle altre nazioni, cioè che cos'è un eccesso di idealismo. Questo è Andrea Eugeni. Ah, va bene, allora lasciamo ad Andrea Eugeni. E però legata a questa potrebbe essere anche una domanda invece per Giorgio Albertini, cioè l'idea è quante persone hanno fatto un percorso simile al suo, quindi storia, e invece degli altri disegnatori che percorsi hanno fatto mediamente, così può aiutare anche magari gli altri ad avere un'idea, insomma, se uno non si iscrive proprio a storia, quale potrebbe essere un altro percorso, prima che
venga aperta questa accademia che ci svolterà tutto. E un'ultimissima cosa velocissima, cioè io in realtà sono storico dell'arte, però insegno al liceo e quindi insomma quando posso far vedere ai miei studenti appunto un po' come anche agli spettatori dei musei queste ricostruzioni, cioè la mia lezione è svolta praticamente perché capiscono tutto in un baleno, sono un po' come, cioè diceva Leonardo, non sprecare migliaia di parole quando un'immagine ti basta a spiegare tutto. E questo paragone con Leonardo per me non è casuale, perché secondo me appunto quelli che fanno il vostro mestiere sono degli artisti che insomma una sola loro opera vale, anche se non è sul mercato, non vale allo stesso modo, ma per me vale 100 Cattelan personalmente. E una cosa che mi incuriosiva era, a un certo punto ha detto, lavorato al computer ha questa freddezza che invece nell'acquerello riesco a stemperare. E visto che appunto siete degli artisti, mi interessava un po' capire meglio se poteva spendere qualche parola su questa differenza appunto tra i limiti del computer e invece le tecniche tradizionali. Poi insomma, se non c'è tempo per rispondere a tutto, vedete voi, vi ringrazio, scusate l'intrusione. Grazie per la domanda. No, risponderò a tutto velocemente, non temere. Ti rispondo prima di tutto su questa cosa dell'acquarello e del computer. No, non ci sono limiti nel computer, i limiti sono al limite, il gioco di parola mi scuso, miei, nel senso che il mio utilizzo del computer è un utilizzo diciamo non a pieno, cioè quella è un'altra materia, cioè c'è chi usa il computer in modo da assolutamente non avere differenze con il lavoro diciamo tradizionale. Il mio utilizzo di computer, nelle mie capacità, non riesco ad avere lo stesso effetto che ho ad esempio con l'acquarello, se voglio quell'effetto acquarello, per cui è semplicemente un limite personale. Secondo me c'è gente che è in grado di utilizzare il digitale in modo altrettanto fresco, altrettanto vivo, altrettanto piacevole, insomma, per cui è questo. L'iter di chi fa questo lavoro. Allora, ti ho detto, cioè, io vengo da studi umanistici, cioè, finalizzati a questa cosa, ma per mio pensiero, insomma, per cui... chi si occupa di altro in Italia, se rimaniamo sul piano italiano, ad esempio Inkling che citava Andrea, che è stato un grande studio, oggi non più così grande per questioni di mercato, insomma, ma che è stato un grande studio innovativo, insomma, mosso da un archeologo importante e che ha dato delle ricostruzioni, un'idea di ricostruzione forse tra le più sfolgoranti nel mondo, vengono invece da esperienze di formazione artistica, non hanno una formazione archeologica. E loro si sono appoggiati tantissimo in questo lavoro di ricostruzione all'archeologia, molto di più di quanto appunto avviene, diciamo, per quanto mi riguarda, nel senso che non è che non mi appoggio al lavoro degli archeologi, ma magari il passaggio più simultaneo. In quel caso, dove non c'è uno studio dietro di storia, di archeologia, insomma, così, il legame con l'archeologo deve essere ancora più stretto, perché l'archeologo deve seguire ogni singola fase. Ma quel collettivo, diciamo, quello studio, Inkling, veniva appunto da una formazione artistica, per cui quello è un'altra tipologia, prettamente artistica. Un altro grandissimo maestro della ricostruzione archeologica in Italia, che è Francesco Corni, rimpianto, scomparso un paio d'anni fa, che è stato un maestro per tutti noi che ci occupiamo di questo, che tutti voi conoscerete, se vedete le immagini le riconoscete, che lavorava solo in bianco e nero, rigorosamente su fogli da lucido, cioè una tecnica molto strana. Lui aveva una formazione d'architetto, era un architetto che si è affacciato alla ricostruzione storica archeologica, insomma, per cui... Diciamo, i campi di arrivo sono molteplici, insomma, non essendoci appunto niente di accademico, di istituzionale, si arriva da situazioni diverse.
All'estero invece è diverso, perché all'estero molto spesso nelle facoltà di architettura, ad esempio, ci sono insegnamenti di questo genere, come ad esempio in Francia, nelle facoltà invece di archeologia inglesi o americane ci sono degli insegnamenti, ovviamente così mossi soprattutto dall'estro, diciamo, del professore di quel momento, ma ci sono insegnamenti di ricostruzione archeologica, per cui insomma l'iter è un po' questo. Del perché l'Italia è arretrata, se Andrea vuole dirlo, lascio a lui la parola. Se c'è ancora Andrea Ugenti. Ci sono. Mi sentite? Sì. Ma non è che ho una risposta pronta per questo. La prima cosa che mi viene da dire è che l'Italia arriva a una forma matura dell'archeologia, e con una forma matura intendo l'archeologia stratigrafica, è un'archeologia rigorosa, analitica, che è, diciamo, la base per poi lanciarsi in una ricostruzione. Ci arriva relativamente tardi rispetto a altre nazioni, perlomeno per quello che riguarda le archeologie storiche, perché poi l'archeologia preistorica è un altro paio di maniche. Io credo che questo abbia influito molto, e che però in generale, ancora più in generale, ci sia un fattore culturale, oltre al ritardo, diciamo, metodologico. E credo che il fattore culturale sia un atteggiamento che comunque ha sempre, fino a tempi abbastanza recenti, teso a guardare al passato e alle forme di approccio al passato come qualcosa di estremamente paludato, e diciamo che va ammantato di una serietà estrema che sconsiglia vivamente di lanciarsi in disegni ricostruttivi, perché sconsiglia vivamente tutto colore all'acquarello, capito? Tutto il colore, ma anche fosse bianco e nero, meglio le piante. Se guardiamo lavori di illustrissimi archeologi, anche, non mi va di far nomi, ma insomma anche ancora viventi, che hanno scritto pagine fondamentali su per esempio sulla topografia di Roma, ci accorgiamo che di ricostruzioni non c'è traccia, ci sono soltanto degli schemi, neanche delle piante, degli schemi topografici che, per carità, per illustrare in maniera schematica appunto quello che si sta dicendo, vanno benissimo, però si avverte proprio netta la sensazione che probabilmente se vedessero i disegni di Giorgio si farebbero su una risata. E a me è capitato, guardate, a me questa cosa è capitata. Io, questa è anche molto quindi una questione generazionale, io ho lavorato con, diciamo, avendo accanto, non è che fossi molto felice, ma insomma avevo accanto un famoso archeologo cristiano di altri tempi in un mio scavo, che quando ha visto il disegno ricostruttivo di Giorgio della Basilica di San Severo a classe si è fatto una risata e ha detto: vabbè, questi sono disegnini. No, non sono disegnini, sono per l'appunto come minimo ipotesi di lavoro. Ma io lì non ho insistito, perché ho capito proprio che i boccaporti erano tutti chiusi, le saracinesche erano tutte tirate giù e non c'era alcun modo di far passare questi idea. Cioè, sono disegnini, perché in realtà l'archeologia seria è un'altra cosa, è le piante, le sezioni, gli alzati, i prospetti, è questa roba qui che ci mettiamo a fare Disneyland. E vuol dire che non hai capito niente, onestamente vuol dire veramente che non hai capito qual è l'idea che c'è. E guardate che la cosa che si dice sempre, cioè che ricostruire aiuta moltissimo a capire l'archeologo, quello che sta scavando. In tantissime occasioni mi sono trovato. Mi sentite? Adesso sì. Non so dove mi avete perso. Sì. Non so dove che mi sono. Quando ti stavi. Dov'è che mi avete perso? Ti stavi un po' arrabbiando sulla
sul fatto che non venisse accettata la mia costituzione. Sì, no, stavo dicendo, la cosa che si dice spesso, cioè che noi archeologi capiamo di più quando lavoriamo col ricostruttore, è stravera, perché a me è capitato che Giorgio mi abbia sottoposto dei dettagli di cui io non mi ero reso conto al momento, finché non ci siamo finiti sopra entrambi, che mi hanno fatto cambiare la percezione stessa di come andava integrato quello che io magari avevo scavato solo a livello di fondazioni. E quindi questo, insomma, non è soltanto uno strumento di comunicazione, è veramente uno strumento di ricerca, è un modo di fare ricerca, e questo è fondamentale, e questa è una cosa che secondo me guadagneremo nel corso del tempo con le generazioni che arrivano, che stanno arrivando. La mia è già ovviamente più sensibile, però ripeto, già la generazione precedente alla mia, quindi le persone nate negli anni 40-50, insomma, già lì è un po' più difficile. Io credo che i motivi siano questi, è un motivo sia metodologico che culturale. Una domanda rapidissima, Giorgio, solo per inquadrare bene una cosa che lui ha detto, perché vedo che poi ti fanno tante domande su, appunto, indicazioni, dritte varie. Per capirci, la lavagna di cui parli tu, quella dove hai realizzato alcuni disegni e hai fatto vedere, sarebbe quella che usa il grande Macox a Propaganda Live? Non lo so, perché non l'ho mai vista. Non vedo Propaganda Live, no. No, non lo vedo, mi spiace. Ma mi dicono in studio, i miei colleghi di studio, che sì, è quella roba lì. Ma forse riesco anche ad alzarla, diciamo, ce l'ho sotto le mie... Magari qualcuno riesce a vederla. Vedete? Questa cosa qui che sto alzando in questo momento. Questa roba qua è questa. Sì, una tavola grossa. Sì, comunque, cioè... La questione è appunto questa diminuzio dei disegnini, è proprio caratteristica secondo me di una generazione. Cioè, 20 anni fa era più normale che, appunto, tu dicevi a un convegno fanno vedere i disegni Inkling e la gente ride, perché l'idea era un'idea quasi wilkenmaniana, capito, del bianco splendente, diciamo, sulle antichità, e quando si vede una cosa che invece tenta di riprodurre anche la cromaticità, anche semplicemente le atmosfere, in una chiave che ovviamente è una chiave di disegno più o meno realistico, per quella generazione non era una cosa accettabile, insomma. Oggi invece mi sembra che sia già molto più, cioè le nuove generazioni di archeologi mi sembra che non possano prescindere, insomma, da questa chiave di lettura, insomma. Però una cosa interessante, se posso aggiungere, sì, vedi. No, una cosa interessante era questa che dicevi della preistoria, perché faccio un esempio, insomma, cioè io ho fatto i disegni ricostruttivi, molti disegni ricostruttivi, un grande lavoro, diciamo, nella sezione preistoria e protostoria del Museo Archeologico di Napoli, che è il più grande museo archeologico d'Italia, ed è una sezione strapiena di disegni, di ricostruzioni, di pannelli, di qualsiasi genere, veramente anche molto emotivi, insomma, non necessariamente mossi solo da rigore scientifico, ma anche da rigore emozionale, e all'interno di tutto il resto del museo non ci sono ricostruzioni. L'antichità greca, l'antichità ovviamente romana, i resti, c'è ovviamente una grande ricostruzione di Pompei, però nella fase già distrutta, insomma, che chi conosce il Museo Archeologico di Napoli sa, ma non ci sono a tutti gli effetti le ricostruzioni che quel museo immenso meriterebbe, insomma. Per cui anche lì è appunto qualcosa che, sulla quale ancora dovremo lavorare, che sarà uno dei punti cardine della nuova Accademia della Ricostruzione. Però se posso aggiungere, poi sto zitto perché ho parlato troppo, sì, ripensando alla mia risposta di prima, penso che vadano insieme il raggiungimento, diciamo, precoce di una metodologia forte
e parlo ovviamente del metodo stratigrafico, perché poi parliamoci chiaro, insomma, Giorgio, io per le coordinate che ho io, diciamo, la ricostruzione archeologica nasce o comunque insomma si afferma in modo molto pesante soprattutto in Gran Bretagna, e quindi va proprio insieme con con delle fondamenta metodologiche molto solide. E però attenzione, che da contrappunto al discorso che abbiamo fatto sugli italiani paludati, per cui fondamentalmente in realtà quello che tu stai dicendo del MAN, cioè le antichità classiche parlano da sole, non c'è bisogno di ricostruirle, no? Questa è l'idea, perché è bellezza pura, quindi è proprio un'altra idea di archeologia rispetto a quella stratigrafica, a cui della bellezza. È un'estetica dell'oggetto. Esatto, esattamente. E però attenzione, perché quelle fondamenta metodologiche così solide si portano dietro un atteggiamento poi di conseguente spregiudicatezza sull'archeologia che insomma io riscontro quotidianamente, per esempio quando leggo le riviste come Current Archaeology, che è l'equivalente di Archeo britannico, che però è un archeo diciamo dedicata solo alla Gran Bretagna. Allora, cioè, guardate che in Gran Bretagna su questi aspetti si fa anche molta ironia, cioè l'atteggiamento, siccome è il punto di partenza è solido, dopo diventa molto più spregiudicato. Questo nelle fotografie, ma anche in questa rivista c'è una rubrica che si chiama Edible Archaeology, ed è una rubrica dove ogni volta loro pubblicano una foto di torte, loro fanno queste torte, tutti i lettori gli mandano le foto di torte fatte fondamentalmente col marzapane, e allora c'hai la torta che in cima c'ha una ricostruzione di Stonehenge fatta di marzapane, oppure la torta che è una sezione con tutti i cartellini fatti col marzapane di colori diversi, e questa spregiudicatezza che ci ricorda che alla fine l'archeologia è anche un grandissimo divertimento. E gli italiani ci hanno messo e ci stanno ancora mettendo un bel po', perché sono arrivati dopo, secondo me, prima di ogni altra cosa, sul metodo. Bene, grazie per i vostri interventi. E direi che siamo verso la fine, se c'è magari un'ultimissima domanda, io ne avrei tante, ma... E dobbiamo ovviamente, noi siamo dentro un'aula, dobbiamo lasciarla fisicamente, quindi se c'è un'altra domanda rapida, sicuramente Giorgio potrà dare risposta, altrimenti ci salutiamo e ci rivediamo poi il 21 febbraio. Direi che non ci sono altre domande, quindi io ringrazio Giorgio Albertini per il suo intervento. Grazie a te, grazie ad Andrea Ugenti. E ringrazio appunto il professor Ugenti e tutti coloro che hanno animato la discussione, e direi che ci rivediamo il 21 febbraio dalle 15 alle 16 con la seconda lezione dedicata invece alla mensocronologia dei laterizi e tenuta da Stefano Bordoni. Benissimo, un saluto a tutti, arrivederci. Ciao, grazie a tutti. Ciao.